Nel villaggio di Badougou Djoliba, vicino a Bamako, in Mali, un'associazione riunisce le donne. Kedi cerca di convincerle al fine di non mutilare le bambine. Le mutilazioni genitali femminili sono una tradizione qui. Il Mali detiene il tasso più elevato della regione, con l'85% delle bambine che vengono mutilate. L'argomento resta un tabù. Facciamo opera di sensibilizzazione, sperando di cambiare la mentalità e sradicare questa pratica. È un problema delicato perché qui da noi il sesso è un tabù. Le decisioni spettano alla società. Chi dice comunità dice nonni, madri, padri, zie, zii e cugini. Un bambino non appartiene al padre né alla madre, ma all'intera comunità. Si bien que toute décision concernant l'enfant est tranchée par cette communauté. Le mutilazioni genitali sono legate alla tradizione religiosa. L'opinione delle donne su questa pratica è divisa. Alcuni dicono che si faccia per ridurre l'appetito sessuale delle donne, altri ancora che si faccia per favorire il parto. Mutilazione in Bambara vuol dire seligili, purificazione per essere pronte a pregare. Seligili, che in substanza vuol dire la purificazione per essere apte alla prière. Il dottor Touré si confronta con questa realtà tutti i giorni. Emorragie che possono portare alla morte delle giovani, dolori durante i rapporti sessuali, infezioni che possono portare alla sterilità, lacerazioni interne. Ci sono quattro tipi di escissioni. Au moment de l'accouchement, nel momento del parto, l'apparato genitale perde elasticità per via della cicatrice causata dalla mutilazione, 10, 15, 20 anni prima. Quando la testa del bambino si appresta a uscire, resta in realtà bloccata a causa della mutilazione, di alcuni tipi di escissione perlomeno. La testa non esce, il bimbo soffre, può anche morire, nella donna si provocano ferite che possono portare a emorragie anche letali. Avec des déchirures de toutes les parties génitales de la femme, crée une hémorragie qui peut entraîner la mort de la patiente. Questa pratica è legale in Mali, ma si proibisce che venga eseguita dai medici. Il rito si pratica con vecchie megere, sul pavimento del bagno, sopra un telo di plastica o una vecchia tovaglia. L'operazione avviene senza alcuna anestesia e spesso con la stessa lama usata in precedenza. Faisant l'excision, durante l'intervento tengono la piccola per le braccia. La bambina può agitarsi e le ferite degli organi vicino alla parte che si vuole incidere sono normali. A casa di Bafla questo mestiere si tramanda di madre in figlia. Lei ci giustifica la cosa dicendo che usa così nella sua etnia. Non sa dirci che età abbia, forse 70, forse 80 anni. Dice di intervenire in media su 50 bambini all'anno. Prima si trattava di giovani adolescenti. Dopo la mutilazione tornavano a casa dal marito. Oggi hanno 2, 3, 5 anni, al massimo 10. La mutilazione si fa in bagno o addirittura in campagna. Ci parla apertamente anche in presenza di uomini del villaggio che non hanno tutti la stessa opinione. Mettere fine a questa pratica non ci va. L'alimentazione oggigiorno è ricca di eccitanti. Per controllare il desiderio sessuale femminile bisogna ricorrere alle mutilazioni. Bafla si è rifiutata di mostrarci gli arnesi da lavoro, ma la figlia Omu ha insistito. E va a
Prima non capivo perché la gente voleva farla finita con queste pratiche. È sempre stata la nostra tradizione. Io addirittura la difendevo. Poi ho conosciuto una giovane che ha subito questa mutilazione, ha avuto un'emorragia ed è morta. Da allora ho detto, mai più una bambina della mia famiglia sarà mutilata. Che possa morire. Sata è dello stesso villaggio, ha subito la mutilazione all'età di 5 anni. Le mutilazioni? Posso dire che non si devono fare, io ho molte difficoltà. Ho avuto il primo figlio a 16 anni, il parto è stato difficile, il bimbo non riusciva a venire alla luce e i medici mi hanno dovuto aiutare. Per la riunione, Kadi ha portato dei cartelloni contro le mutilazioni genitali femminili, anche se non osa mostrarli. Deve parlare dell'argomento con delicatezza, perché suscita forti emozioni in uomini e donne. In occasioni come questa le donne parlano e le informazioni circolano. Kadi sa che molte altre riunioni di questo tipo aiuteranno a cambiare le cose e rimette tutte le speranze nelle generazioni più giovani. L'abbandono di questa pratica è un lavoro di generazioni. I giovani decideranno per domani e se sono sensibilizzati a questi temi e alle conseguenze che ne possono derivare, va da sé che i comportamenti cambieranno. Les comportements vont changer.